Si è parlato soprattutto del taglio della linea 18 dell'ATAF all'incontro organizzato dal quotidiano La Nazione, che si è svolto questa sera al Teatro Unione Operaia di Colonnata, al quale hanno partecipato l'assessore provinciale alla mobilità Stefano Giorgetti e quello del comune di Sesto Ernesto Appella. Il tema caldo è appunto quello dei trasporti pubblici e della linea 18, che dal 5 marzo scorso è stata tolta per problemi di budget economici. È un problema molto sentito qui in zona, perché in effetti la linea portava a e quindi era molto frequentata. E noi abbiamo cercato di trovare tutta una serie di soluzioni, abbiamo fatto una riorganizzazione di tutto il servizio che ha previsto di mettere un servizio navetta, diciamo un servizio di una circolare su Sesto Fiorentino, che è la 64. Quindi noi crediamo che questa possa essere la soluzione un po' al problema, tenendo conto che comunque dobbiamo risparmiare rispetto a prima. Noi eravamo per andare in gara con tutto inalterato, la regione ci ha bloccato per la mancanza di risorse. La linea 18 era una linea molto costosa? È una linea molto costosa, ma non solo quello. Siccome noi abbiamo fatto una riorganizzazione e siccome c'erano delle sovrapposizioni e abbiamo deciso di fare delle rotture di carico, come abbiamo fatto da altre parti, anche a Bagnaripoli, anche alla Strassigna, a Signa, a Montelupo, quindi abbiamo fatto questa circolare, una rottura di carico dove se stessi per andare in centro a Firenze o per andare a Careggio dovranno prendere due bus, mentre prima la 18 li portava direttamente a Careggio e li portava da Calenzano fino alle Cascine.